sentimento che sicuramente invado tutti noi ragazzi all'annuncio delle scuole chiuse è la gioia. La gioia è stata la prima compagna in questa quarantena. Ci ha fatto sentire sollevati dai compiti, dallo stress, dagli impegni che rendevano la quotidianità pesante. Da dove finisce la gioia inizia la tristezza, il momento indesiderato ma che permette di maturare e riflettere. Tutte le speranze alimentate dalla gioia sono distrutte e dimenticate. Si presentano tutte le facce negative, purtroppo vere, di questo periodo. Quando alla tristezza subentra la rabbia iniziamo a non ragionare più. Tutto inizia a diventare poco a poco più confuso e noi offuscati dalla rabbia e dalla noia di non poter tornare più alla vita di tutti i giorni e al pensiero che i nostri piani per questi mesi che stiamo passando chiusi nelle solite quattro mura si iniziano a sgretolare. La noia è lo stato d'animo che probabilmente ci sta accompagnando più di tutti in questo periodo. Si fa sentire sempre di più e più la quarantena viene prolungata più la noia cresce. I giorni diventano tutti uguali e automaticamente inizia a costruirsi un'insolita routine, composta prevalentemente da video lezioni, cibo e film. Questo tempo sospeso mi ha dato l'occasione di riflettere su alcuni atteggiamenti e scelte che ho fatto e sto facendo, e come mi potrei migliorare. Questa quarantena mi ha anche regalato dei piccoli momenti di felicità. Ho sentito per la prima volta il profumo della pioggia a Milano e ho dipinto sul mio balcone guardando due falchetti che volavano su nel cielo senza preoccuparsi di quello che sta succedendo qua giù, oltretutto perché dovrebbero. Sono riuscita per la prima volta a prendermi cura dei bulbi che ho tanto desiderato, che mi hanno dato la soddisfazione di fiorire e donarmi un secondo di libertà. Ho capito che una persona ci tiene davvero a te, se cerca di starti vicino anche e soprattutto in questi momenti più difficili. Io ho rivalutato il mio pensiero sulla scuola. Ebbene sì, lo devo ammettere, mi manca la scuola. Mi manca lo stare tutti insieme, fare casino, fare esasperare i prof e anche alcune figuracce. Mi manca abbracciare, mi manca litigare, voglio dire, con persone che non siano mio fratello. Mi manca la mia città piena di gente e di vita, e tutte le piccole cose che prima davo per scontate. Questo periodo ho provato diverse emozioni, diversi sentimenti, la malinconia, la gioia, la tristezza, la felicità e la noia. Mi mancano molto le mie compagne di danza e la mia insegnante Aglaia, a cui tengo molto. Mi piacerebbe tornare a fare le lezioni di danza e rivedere il mondo là fuori. Come sto vivendo questo momento? Come una situazione surreale, sembra quasi di vivere all'interno della trama di un film. I primi giorni non capivo cosa stesse le prime giornate le passavo a leggere e a giocare con i miei fratelli, facevamo lavori creativi, ma sembrava che il tempo non passasse. Anche il clima purtroppo non ci ha aiutato. Faceva freddo e non si poteva uscire molto. Fortunatamente all'inizio della seconda settimana abbiamo ricevuto i compiti da svolgere, mi sembravano davvero tanti, ma mi sono gestita e suddivisa il lavoro in modo che avessi da fare tutto. Questo mi ha aiutato a pensare meno alla situazione e dedicarmi allo studio. Ma non nascondo che la vita normale mi manca tanto. Per fortuna la tecnologia mi aiuta molto in questa situazione, perché mi permette di tenermi in contatto con le mie amiche tramite messaggi e videochiamate. Io mi sento molto sola e annoiata. Non avevo paura del virus, era più il genere di paura che scaturisce dal non sapere. In pochi giorni si arrivò a numeri spaventosi, allora ho avuto paura. Paura per la mia famiglia, per i miei nonni, per i miei amici. Inizialmente ci si sentiva protetti, eravamo sempre a casa, era diventata una reclusione forzata. Allora ho accompagnato mio papà a fare la spesa. Avevo la sensazione di essere tornata sulla terra dopo essere stata per mesi in una bolla. C'era pochissima gente per strada. Questo non mi faceva impressione e non lo trovavo strano, ma giusto. L'unica cosa che posso fare è aspettare che passi e poi cercare di raccogliere i pezzi. Queste quattro mura che mi circondano mi sono sempre bastate. Non riuscivo a guardare oltre il mio naso. Tutto oltre quella soglia mi sembrava troppo grande.
Ora sono confinata in questa camera, in uno spazio che era fatto a mia misura, sicuro e sufficiente per quella che ero. Se dico però che non tutto è per sempre, è perché è effettivamente così. Non apprezzi quello che hai finché non lo perdi, questo è quello che senti dire. E finché non sono stata sul punto di perdere la mia libertà, non ho capito cosa volesse dire. Ora, in questa stanza vedo solo quello che non posso fare e la persona che ora non posso essere. Quest'anno doveva essere un anno tranquillo, dovevo fare gli esami e passare un'estate all'insegna del divertimento. Ci sarebbero già stati tanti cambiamenti nella mia vita e questo non era nei miei programmi. Io mi stavo impegnando perché tutto andasse come era previsto. Se c'era qualcosa che tentava di sfuggire o di cambiare il mio programma, la rimettevo subito a posto. Ma come posso far entrare nel mio programma un'epidemia mondiale quando cambia tutte le carte in tavola? La mia quarantena non doveva essere una quarantena pesante. All'inizio avevo fatto in modo che non lo fosse, ma quella che era percepita da me come una situazione provvisoria è diventata la normalità. Per questo ora posso dire di capire che cosa significa che tutto cambia. Un giorno sei fuori a vivere la tua quotidianità, che magari come la sottoscritta non piace, e il giorno dopo sei seduta in una stanza,